insieme a noi leggi qualche ricetta di questo libro che ti ha regalato tua madre a casa Pappagallo, ok? Caramelle sono una la Golia, che è piccolissima, e l'altra è Ambrosoli al miele. Allora, grazie Agata, grazie Giorgia per la richiesta. Ho sempre paura che non mi sentite se io metto il microfono attaccato alla maglia o alla camicia. Questa è la caramella Golia, che non fa nessun rumore, ovviamente. Piccolissima, vedete. Sa di liquirizia. Golia, alla liquirizia, infatti. È amarissima. Questa camicia quanto mi piace. Voi come state? Spero bene. Io ho mal di gola, la voce rauca, senza fare video la voce rauca, fuori piove, o comunque è nuvoloso, ieri è piovuto, oggi è mercoledì, quando registro il video, non so voi quando lo vedrete. Questa farà tanto rumore. Miele Ambrosoli. È plastica. E la plastica fa dei bei suoni. Questa è la caramella. Adesso io la mastico, perché se la ingoio senza masticarla ci mettiamo 6 ore e il video viene di 40 minuti. Grazie Agata per la richiesta delle caramelle. Mangia le caramelle. Mi ha anche richiesto un video tongue clicking. Che è questo suono qui. Allora, leggiamo questo libro, un po' di ricette, magari non tutte, ovviamente, ma leggiamo qualche ricetta da questo libro e sfogliamo insieme qualche pagina, ok? Allora, dietro qua dice: un libro ricco di cucine, storie di casa, un invito a sedersi a tavola con le persone più care per condividere la gioia di stare insieme. Già questo mi piace. Poi la copertina mi piace. Dentro è gialla e il resto è bianco, ovviamente. Mi faccio vedere. C'è anche il calendario. Non l'avevo visto questo. C'è anche il calendario 2023. Carino. Non saprei dove metterlo, però è carino. Inverno, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, primavera. Bello, è fatto bene, mi piace tantissimo. Grazie mamma che mi hai comprato questo libro. Poi estate, il melone, anche se già adesso che siamo a maggio vendono il melone, però comunque non ho mai provato se è buono. Autunno, ottobre, novembre, dicembre. Anche se autunno, dicembre, inverno, non è autunno comunque. Vabbè. E poi c'è questo. Vi auguro, le note. Vi auguro un anno ricco di sapori in cui condividere la gioia della tavola con le persone che vi sono più care. Siete pronti a leccarvi i baffi? Luca Pappagallo. Bello, mi piace. Il calendarietto. Adesso sfogliamo qualche pagina insieme. Ok, vediamo un po'. Poi vi faccio vedere qualche foto anche. Ballarti. C'è il sommario, prefazione, antipasti, primi, secondi, contorni, secondi e contorni, dolci e contenuti extra. Dalle sue parti c'è un detto che dice: formaggio, pane e pere e pasto da cavaliere. È un pasto da cavaliere. Antipasti, guarda che bello. Pizza in padella, pizza in padella, pizza in padella, pane all'aglio, raga bello, tutte le ricette hanno le foto, quasi tutte. Pane all'aglio,
Plus, mi sa. Causa rellena de pollo. De pollo, alla romana, de pollo. Non so cosa sia. Che sogno il Perù. Ah, una ricetta peruviana. Peruviana. Causa. Rellena de pollo. Mai vista, mai mangiata, mai assaggiata. Torta salata con porre e salsiccia. Che bontà, mamma mia. Ceviche. Ah, il ceviche peruviano. Ceviche. Ceviche. Pane al vapore cinese fritto. Pane di ricotta. Torta di asparagi. Che bontà, che bontà, che bontà. Questa la leggiamo insieme. Allora, tolgo un attimo la copertina. Se riesco. Aspetta. Ok, voilà. Togliamo un attimo la copertina. Guarda che bello. Tutto giallo il libro. Bellissimo. La torta. Sta voce. La torta di asparagi. Tipo una quiche. Dalle foto sembra una quiche. Torta di asparagi. Bellissima. Melanzane panate fritte, buone le melanzane fritte. Impanate fritte. Zucchine alla scapece. Ratatouille. Quello del cartone. Gli antipasti sono finiti. Adesso iniziano i primi piatti. Spaghetti alla vesuviana. Pappa al pomodoro. Spaghetti alla siciliana. Filetti di acciughe, olive taggiasche, capperi, olive nere. Già non mi piace perché le olive e le acciughe a me non piacciono. Risotto con i fegatini, non mi piacerebbe. Pappardelle al burro, aglio e acciughe. Pasta alla norma con le melanzane, l'ho già fatta una volta, l'ho già provata una volta. Risotto al pomodoro, ecco, questo una volta lo devo provare. Mozzarella, pomodori pelati, aglio, basilico, riso, brodo vegetale, parmigiano, olio e sale. Zuppa di lenticchie e zucca. Amatriciana sbagliata di Cristina. Non so chi sia Cristina. I canederli, prima o poi li devo provare anch'io a farli. Non li ho mai mangiati neanche. Voi li avete mangiati i canederli? Canederli. Pasta al tonno e pomodori secchi, gnocchi di pane con cozze e vongole. Moussaka, moussaka. Fa ricette italiane, regionali, anche ricette del Perù o di altri paesi. Pasta con crema di cipolle, pane abbrustolito. Genovese tradizionale napoletana, zuppa con polpette in stile messicano. Andiamo avanti. Porchetta, melanzane ripiene, imbottunate, peperonata, la so fare anch'io alla piemontese. È buonissima la peperonata, adoro. Polpette di lesso, allesso di manzo e carne. Polpette di lesso. No, gli occhi, sì, buonanotte. Finocchi gratinati al forno, li ho già fatti. Già fatti. Petto di pollo alla paprika. Ecco, paprika dolce. Potrei provare una volta anche a fare questo. Anche se il pollo costa caro. Lesso rifatto con cipolle, lesso di manzo. Buglione d'agnello. Agnello non mi piace, non lo mangio. Fettine alla pizzaiola. Carne. Filetto di maiale con salsa di aglio e miele. Le pagine sono lisce, sono molto belle. Questo libro è veramente fatto bene. Brasato, quello che facciamo noi in Piemonte. Si mangia tanto in Piemonte il brasato. E non solo in Piemonte, sicuramente. Pollo con i peperoni, buonissimo. Adoro. Patate, vastase, vastase. Adobo di pollo. Salsa di soia, aceto di riso, cosce di pollo, sovraccosce di pollo. Riso basmati, cipollotti. Salsicce e patate alla birra. Vi faccio vedere la foto. Salsicce e patate alla birra. Voilà, si vede. Anche delle belle immagini, le pagine grosse, le scritte sono abbastanza grandi, si legge bene, bellissimo. Trippa Andalusia, Andalusa, Andalusa. Pallotte, cacio e ova, secondo me è romano. Molte cose sono scritte alla romana. Melanzana alla parmigiana, mai mangiate, mai cucinate. Poi vediamo un po' pollo fritto in stile Nashville, Nashville. Spero che mi sentiate bene.
cipolle fritte. Ecco, queste qua una volta le voglio provare. Gli anelli di cipolla, praticamente. Sì, le voglio fare. Pollo alla cacciatora. Tanta carne, di pesce niente. Secondo i contorni, ho letto. Spaghetti con le acciughe. Tagliatelle con salmone e pomodorini. Fiocchi di neve, cos'è? Patate, ricotta, uova, parmigiano, pecorino, rucola, pomodorini, sale e pepe nero, risotto con piselli e pancetta, deve essere buono. Io amo il risotto. Pasta con melanzane e olive, zuppa imperiale, carbonara di gamberi, novità. Poi vediamo un po': spaghetti alla chitarra, all'abruzzese, tagliatelle di castagne e funghi, zuppa di funghi. Già non mi piacciono i funghi, quindi per carità. Zuppa con polpette in stile messicano e tortelli di patate mugellani. Torta di asparagi, adesso ve la leggo perché voglio provare a farla anch'io. Torta salata di asparagi, tipo una quiche. Salsa rossa, salsa verde, pane di segale, come si fa anche il pane di segale, frolla croccante. Tantissime ricette, contenuti extra. I dolci, vediamo, ciambella con il cioccolato. Pane di ramerino, ramerino, castagnaccio, prima o poi lo devo fare, pancake tedesco, pochi dolci però, mousse all'arancia, la pastiera, sicuro, sì, esatto, napoletana, tradizionale, eclair al caramello, plum cake al cacao e pere, pan brioche, baci di dama, buonissimi, piemontesi, credo siano, sì. No, piemontesi, sono liguri. Perché ad Alassio ci sono i baci di Alassio, i baci di Dama. Buonissimi comunque, mangio anche in Piemonte. Crêpe di castagne e ricotta. Torta della nonna, ecco, anche questa la devo fare una volta. Bagrir. Pancake con mille buchi. Ma non mi piacciono i pancake. Nome albanese di questo biscotto, forse originario della Grecia. Ricette strane anche, mai viste, mai conosciute. Voi li conoscete questo dolce? Biscotti albanesi. Scusate se ho nominato, se l'ho detto male il nome. Baklava, baklava, cantucce al cioccolato e nocciole. Porto, calopita, un altro dolce, budini di riso. Finiti, i dolci sono finiti. Coda alla vaccinara, sarde fritte, baccalà al limone e olive, polpetti, sì, polpi affogati alla napoletana, porchetta, l'ho già detto, peperonata, melanzane ripiene di mimma, mimma, guarda che bella la peperonata, bellissima, bellissima. Adesso vi leggo la torta, sarà un video lunghissimo, la torta di asparagi. Allora, gli ingredienti per 4 persone sono pasta sfoglia rettangolare, asparagi 600 grammi, formaggio caprino 200 grammi, 60 grammi di parmigiano, panna acida, io non metto mai la panna, 30 grammi, un limone, un tuorlo d'uovo, latte, un cucchiaino, 3 cucchiai di olio, sale quanto basta, pepe nero quanto basta. Gli asparagi sono uno dei grandi protagonisti della primavera, verissimo. Mi piacciono lasciati al naturale, semplicemente conditi con un filo d'olio, ma li utilizzo anche per preparare notevoli risotti o per condire la pasta, anch'io. Ma sapete che danno il meglio di sé anche nelle torte salate? Il guscio di pasta sfoglia contiene un ripieno goloso al quale è impossibile resistere. Appunto, è una torta salata, praticamente. Rimuovete la parte finale del gambo degli asparagi e con l'aiuto di uno spucciapatate pelateli fino a pochi centimetri dalla punta. Tagliateli a metà nel senso della lunghezza e ritagliateli in due così da ottenere una metà con la punta e una metà col gambo. Mescolate in un recipiente il formaggio di capra con la panna acida, la scorza di un limone, 30 g di parmigiano grattugiato e regolate di sale e pepe. Stendete la pasta sfoglia sopra una teglia, una leccarda rivestita di carta da forno. Passate la punta di un coltello a circa 1,5 cm dal bordo per tutto il perimetro della pasta sfoglia senza inciderla completamente. Spennellate la cornice, così ottenuta con il tuorlo d'uovo sbattuto.
senza panna, la torta salata agli asparagi. Provatela se voi potete mangiare la panna, ok? Questo è il libro di Luca Pappagallo, bellissimo, pieno di ricette meravigliose, alcune italiane, alcune romane, tipo la coda alla vaccinara e altre ricette albanesi, greche, ok? Bellissimo, adoro. Fantastico questo libro, ragazzi. Grazie Giorgia, e le caramelle Agata le ho mangiate.